Il re Carlo III ha reso omaggio alla mia cara mamma in un accorato discorso al paese alla morte di Elisabetta II. La nostra regina, Carlo III, ha parlato alla nazione della sua perdita e tristezza per la morte di sua madre, Elisabetta, la sovrana regnante più lunga della Gran Bretagna. Nel discorso, Charles ha ringraziato direttamente il popolo britannico, ha detto, a nome di tutta la mia famiglia, posso solo offrire i più sinceri e sentiti ringraziamenti per le vostre condoglianze e il vostro sostegno, significano di più per me di quanto io possa mai esprimere. E alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio semplicemente dire questo, grazie. Grazie per il vostro amore e devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che avete servito così diligentemente in tutti questi anni. Possano voli di angeli cantarti al tuo riposo, Carlo definì la defunta regina un'ispirazione e un esempio per lui, lodando il suo profondo impegno personale nel servire il popolo del Regno Unito e gli altri suoi regni. Charles ha anche parlato del suo profondo dolore per la perdita della madre. Dicendo che lo sentiva oltre misura. Il nuovo monarca ha anche elogiato la sua cara moglie Camilla, ora regina consorte, e il suo figlio maggiore ed erede William e sua nuora Kate, a cui ha conferito i titoli di principe e principessa del Galles. Charles ha anche espresso il suo amore per il figlio minore Harry e la nuora Meghan, un gesto significativo nei confronti di una coppia i cui rapporti con il resto della famiglia reale sono stati tesi.